Siamo arrivati in chirurgia plastica e sempre sulla barella. Il medico voleva che lui filmasse il ricovero in barella, in più nel corridoio, vicino al gabinetto che puzzava un accidente. Cioè io non me la prendo con gli operatori, me la prendo con De Luca, me la prendo col ministro, me la prendo con i capi. Il figlio della signora Angela si è ustionato gravemente mentre accendeva il barbecue in provincia di Salerno. Nonostante le ustioni, i medici lo hanno dimesso, ma recatosi all'ospedale Cardarelli di Napoli, lo hanno ricoverato. Da quel momento ha trascorso il suo ricovero in barella, con il 20% del corpo ustionato, senza la dovuta protezione igienica. Allora, mio figlio domenica pomeriggio verso le 6 stava accendendo il barbecue, un ritorno di fiamma si è trovato incendiato. Quindi sono andate prima un'ambulanza a Serre e loro hanno detto che non potevano fare niente e quindi di rivolgersi ad Eboli. Sono andata ad Eboli e il medico di turno l'ha dimesso affidandola alle cure del medico curante. Però lui ha chiesto un'autoambulanza per essere trasportata a Napoli, per essere trasportata a Cardarelli, ma loro hanno detto che non avevano niente e quindi automaticamente dovevano provvedere loro. Cardarelli subito l'hanno accolto, l'hanno medicato e si sono meravigliati che ad Eboli ha detto: come, ti hanno mandato a casa? In queste condizioni che stai non è da casa, ma è da ricovero. L'hanno mandato in chirurgia d'urgenza al quarto piano. In tutto questo stava sulla barella? Sì, in tutto questo sempre sulla barella, anche quando è andato nella chirurgia d'urgenza c'è qualcosa di spaventoso, cioè tante barelle lungo il corridoio, era stracolmo. Quanto tempo è stato suo figlio in barella? Allora, lui è stato in barella dalle 11 penso che sia arrivato qua al Cardarelli, fino al martedì mattina, che poi è stato trasferito nel centro Grandi Ustioni. Quindi quasi 3 giorni. Esatto. Poi è stato martedì e mercoledì e giovedì fino alle 7 nel centro Grandi Ustioni e poi è stato trasferito alla chirurgia plastica. C'era posto? No, siamo arrivati in chirurgia plastica e sempre sulla barella. Il medico voleva che lui filmasse il ricovero in barella, in più nel corridoio, vicino al gabinetto che puzzava un accidente. Dopo tante storie sono riusciti, ci hanno messo in una medicheria dove c'è una vasca d'acciaio che mi sembra la vasca dei Capitoni. La medicheria ha dovuto pulire lei? Sì, ho tolto un po' di polvere da là sopra perché, cioè, è una stanzetta. Ho preso i fazzolettini imbevuti e ho pulito, ho tolto un po' di polvere da là sopra. C'è un carrello dove io ho pulito con questi fazzoletti imbevuti e ci ho messo delle asciugamani di carta che avevo io in dotazione, che ho portato da casa e l'ho messo proprio per avere un poco di igiene in più. Io penso che gli ammalati non possono essere trattati in questo modo. Cioè io non me la prendo con gli operatori, me la prendo con De Luca, me la prendo col ministro, me la prendo con i capi, ma non chi deve operare, perché anche gli stessi infermieri, gli stessi medici devono operare in queste condizioni.